Sindaco di Colegormino Antonio Zaffiri, nonché presidente della provincia. Intanto facciamo il punto della situazione di questi contagi sia nel suo comune ma in tutti i comuni del Pescarresa. Ehm, nel mio comune, la situazione non è come eh, si è scritto in questi giorni, nel senso che è la situazione è drammatica. È da tenere sotto controllo, non dobbiamo passare la guardia e dobbiamo monitorare costantemente. Perché? qualche contagio al giorno aumenta però non desta preoccupazioni per eventuali restrizioni o chiusure zona rossa come si è detto in precedenza perché su 6.100 abitanti il rapporto sono ad oggi abbiamo 16 positivi e quindi non è un numero allarmante, anche perché non c'è un focolaio vero e proprio, non è che sono 16 contagiati all'interno di una struttura che può essere un RSA, una struttura recettiva o altro, invece no, abbiamo monitorato e abbiamo fatto il tracciamento del, dei contagi e sono dovuti a a motivi di lavoro oppure occasionali, però non, non ad oggi non desta preoccupazioni. L'attenzione è stata alzata al massimo, e, però eh, a differenza della diciamo, del, parte critica, se vogliamo, il mese di febbraio-marzo, oggi le strutture eh, RSA e ospedali già hanno iniziato da qualche settimana a chiudere. E quindi questo è fondamentale ed importante, cioè limitare la mobilità, soprattutto l'accesso nelle strutture dove si possono verificare del, dei focolai, è importante. Ecco invece per quanto riguarda le scuole e soprattutto gli istituti superiori dove i ragazzi sono più grandi, escono anche la sera, fanno anche delle feste, ma fanno anche degli assembramenti, lì la situazione com'è? Beh, io devo dire una cosa. Innanzitutto voglio ringraziare i dirigenti scolastici, i collaboratori, i collaboratori della provincia, tutti perché si sono adoperati prima di riniziare la scuola per creare le condizioni ideali per i ragazzi all'interno della scuola. Li voglio ringraziare perché poi hanno attuato tutti i protocolli e. Devo dire che i luoghi maggiormente sicuri eh, è all'interno proprio della scuola. Eh, va eh, implementato e aumentato i controlli eh, all'aperto ed è stato già chiesto ai quattro prefetti, ai quattro questori, ma anche a noi sindaci eh, e eh, come Presidente di provincia di implementare i controlli eh, al di fuori e lungo le strade proprio per evitare queste situazioni.